Ciao amici lettori, oggi vi propongo un libro che fa ragionare, Abbaiare stanca di Daniel Pennac. Ma di cosa parla questo libro? Il protagonista di questa storia è un cane nato in una discarica di Nizza, che viene allevato da una cagna, Muso Nero, che gli insegna tutto sulla vita in discarica. Un giorno, purtroppo, Muso Nero viene travolta e prima di morire dice al cane di trovarsi una padrona gentile. Il cane, così, decide di andare in città, ma viene preso all'accalappia cani e portato in un canile comunale, dove i cani, se non trovano padrone in 3 giorni, vengono uccisi. In seguito, il cane trova un nuovo amico, un cane chiamato Il Lanoso, che insegna ad aver coraggio e forza di volontà. Per fortuna, il terzo giorno, una bambina di nome Mela, che era lì in vacanza, decide di adottarlo. Purtroppo, Il Lanoso morì. Mela era una bambina molto capricciosa, viziata e triste. Essa decide di mettere al cane un nome che nessuno ha mai dato, il cane. Al rientro alle vacanze, la bambina trascura il cane fino a dimenticarsene e i suoi genitori lo disprezzano perché è brutto ed è un bastardino. Così il cane decide di scappare. Fuori incontra lo Ienoso, un cane che, a causa di una malformazione fisica, assomiglia ad una iena. Anche nella risata. Il nuovo amico lo conduce vicino a una ferrovia, dove incontrano il ferroviere, il cinghiale, che è un amico, non il padrone dello Ienoso. Quest'ultimo insegna al cane le cose fondamentali che un cane deve sapere. Il cane è strafelice di vivere con loro, soprattutto per le nuove avventure. Durante un giro, rivede Mela ed essa si scusa di averlo trattato male. Il cane, vedendo tanta sincerità nelle sue parole, torna da lei. I genitori di Mela sono gelosi del fatto che la figlia trascorra tanto tempo con il cane. Così, per vendicarsi, portano anche il cane in vacanza, per abbandonarlo. Quando Mela lo scopre, fa lo sciopero della fame. Il cane riesce a tornare a casa di Mela, a Parigi. Avverte lo Ienoso dell'accaduto e a sua volta lui avverte i suoi amici, compresi i gatti. Essi si vendicano, lacerando e rompendo tutta la casa dei terribili genitori. Invece, abbelliscono la cameretta di Mela. Quando la famiglia torna a casa dalla vacanza, Mela sta malissimo e i genitori sono troppo stressati e preoccupati per la loro figliola, per accorgersi della casa che va a pezzi. Mela, ritrovando il cane, è felice e ritorna a mangiare. I genitori saranno grati al cane o continueranno ad odiarlo? Oggi vi lascio un solo interrogativo. Un libro con tanto significato vi avrà lasciato qualche cosa nel cuore. Chi l'ha sentito lo scriva nei commenti, sempre che me li attivano, se no scrivetelo nel primo video. Comunque, se vi è piaciuto il mio video lasciate like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate la campanella per vedere i miei prossimi video. Invitate i vostri amici per avvicinare altre persone alla lettura. Ciao!